vorrei chiedervi di mettere a fuoco idealmente tutti i volti di tutte le donne che in qualche modo abbiamo incontrato sulla strada, le donne vittime della tratta, che abbiamo incontrato di persona, che conosciamo le loro storie in quanto unità di strada, o semplicemente perché sfrecciando con la macchina sulle varie strade abbiamo intravisto delle persone. Idealmente vorremmo che fossero qui con noi, idealmente noi siamo qui per loro. C'è una distorta percezione di questo fenomeno, una ignoranza, se volete, di questo fenomeno, che poi non ci permette di vedere e di essere consapevoli delle sofferenze, delle ferite psicologiche e fisiche che queste persone ridotte praticamente in schiavitù portano nel loro spirito e anche nel loro corpo. La cristiana è formata da persone che non si sentono migliori di nessuno, se non altro sentono che gli è stato fatto un grande dono, che è quello del Vangelo, che è quello della fede. E a partire da questo motore, passate attraverso la porta che è Gesù, vogliono collaborare con tutte le persone che ci stanno a costruire insieme un mondo migliore. Persone di orientamento culturale e anche di appartenenza religiosa diversa possono ritrovarsi intorno a un progetto comune. Ecco, noi oggi realizziamo un sogno di tanti anni, riuscire a creare una giornata diocesana per la tratta dove tutta la comunità cristiana, che in questi anni è cresciuta e maturata, ha sviluppato una conoscenza del fenomeno e una pratica di aiuto, possa ritrovarsi, radunarsi e lanciare messaggi alla città. Ringrazio anch'io della disponibilità dell'artista Giovanni De Gara a voler fare un segno che fosse possibile vedere, almeno passando per il centro della città. Un segno carico di simboli e soprattutto che ci ricorda quante volte una ragazza è stata avvolta in queste coperte termiche dorate, e protetta, difesa, il primo segno dell'accoglienza, della protezione. Il 25 maggio del 2016, alle 3 del mattino, ci accompagnarono sulla spiaggia libica. C'era una folla di persone che aspettavano, come noi, di salire sulle barche. Nell'attesa che i gommoni fossero pronti, Ibrahim ci nascose dentro le capanne, costruite con canne e foglie di palma. «Shh! State zitti, non fate rumore! Potrebbero venire i soldati e controllare la spiaggia. Se ci scoprono, vi portano in carcere e vi rimandano nei vostri paesi». Non rendono completamente il senso più profondo del problema di un problema come ad esempio quello della tratta di esseri umani. Definizioni peraltro che dagli angoli visuali che mi appartengono trovano spesso delle confusioni e delle sovrapposizioni. Spesso vedete che anche in termini della discussione pubblica del fenomeno della tratta viene confusa col fenomeno dell'immigrazione clandestina, ad esempio, migrazioni irregolari in qualche modo. In realtà è qualcosa di più la tratta di esseri umani, perché può implicarla migrazione irregolare, ma può anche prescindere. Il vero tema che riguarda la tratta è quello, nelle sue varie declinazioni, che è quello che presuppone una condizione di vera e propria schiavitù